È la prima volta che in un'aula parlamentare, vale a dire nel cuore della democrazia, laddove è rappresentata la sovranità popolare, la liberazione dell'Italia dal nazifascismo viene ricordata con la partecipazione diretta sui banchi di coloro che vissero sulla propria pelle quell'esperienza, mettendo in gioco la loro vita, mettendo in gioco gli affetti e le speranze della loro gioventù. Beh, io sono uno dei tanti che si sono trovati a un'età giovanissima, intorno ai 20 anni, di fronte alla necessità di una scelta. Devo dire che non è stata particolarmente faticosa, nel senso che pur non avendo idee politiche precise, venivamo da un lungo periodo di fascismo, così è, però l'idea della libertà era un'idea che prevaleva su tutto. E allora oggi voglio dire a voi partigiani e partigiane che siete qui in quest'aula, voi non siete qui come ospiti, ma voi siete qui come padroni di casa. Questi giovani si scagliano all'inizio contro l'apatia e il servilismo politico che sembrano pervadere l'Italia fascista in cui vivono, ma poi con l'irrompere della guerra c'è un salto, sono indotti a fare la scelta delle armi, a decidere che è giunto il momento di dare una risposta forte, definitiva e risoluta ad una violenza che è stata prima di altri e che impone una risposta in questo senso. Ma è una scelta sofferta, dolorosa, carica di responsabilità. Convincersi all'uso armato della violenza è un fatto molto complicato. Che noi siamo stati 20 anni sotto il fascismo, abbiamo sempre detto di sì, sono stati sempre gli altri a scegliere per noi. Quando finalmente ci hanno chiuso nei carri, ci hanno chiuso nei carri bestiame e ci hanno chiuso dietro il filo sfilato, lì la decisione è stata nostra. Quindi per la prima volta lì abbiamo capito che cos'era la libertà del pensiero. Nel momento in cui tutto è perduto e distrutto, indipendenza, libertà, pace e la vita, la stessa sussistenza fisica sono in pericolo. Ecco le donne uscire dalle case, spezzare vincoli secolari e prendere il loro posto nella battaglia, perché combattere era necessario ed era l'unica cosa giusta che si poteva fare. Il fascismo oggi e sempre è negazione della libertà, negazione dell'uguaglianza e quindi negazione dei principi fondamentali che oggi vediamo raccolti nella Costituzione. La Costituzione la considero il massimo documento antifascista. E Achille Barilatti aveva 22 anni, pensate, quando poche ore prima di essere fucilato scrisse a sua madre: «Muoio per la mia idea». Non vergognarti di tuo figlio, ma sii fiera di lui. Non piangere, mamma. Il sangue non si verserà in vano e l'Italia sarà di nuovo grande. Viva l'Italia libera!